di Miami, in Florida, la piattaforma oceanica Eco One sta ultimando le operazioni di recupero di un sommergibile atomico sovietico affondato. Arriva a bordo della piattaforma anche la dottoressa Katie Ayers, esperta di linguaggi precolombiani, alla quale viene sottoposta in esame una tavoletta precolombiana rinvenuta durante le operazioni di recupero. Nel bel mezzo di queste operazioni i meccanismi della piattaforma oceanica fanno tilt, una gigantesca onda sommerge tutto. Vengono coinvolti in questa specie di tornado anche due avventurieri che a bordo del loro yacht stanno raggiungendo il Centro America. Lo yacht, fortunosamente ancora a galla, raccoglie a bordo alcuni naufraghi della piattaforma. Il fisico nucleare Sanders, pilota dell'elicottero Billy Koch, la dottoressa Ayers e altri due componenti della piattaforma affondata. Il gruppo così riunito insieme a due avventurieri fa rotta verso la terra. Il gruppo arriva con i comandi della barca in avaria ad un'isola misteriosa dove regna morte e distruzione. Si trovano in un paese messo a sacco una banda di assassini comandati da un losco figuro che indossa un teschio di cristallo. Dunque, I predatori di Atlantide è un film che, oltre a proporre un'interminabile e noiosa sequela di scontri a fuoco per tutti i gusti, soffre di una sceneggiatura tanto improbabile quanto improponibile per assurdità e frasi fatte. Da notare inoltre la povertà dei trucchi cinematografici, che in taluni momenti risultano troppo evidenti e malfatti. L'abbondanza di sangue e di scene da mattatoio completa un quadro deprimente e certamente lontano da ogni realtà. La regia di Ruggero Deodato, con Christopher Connelly, Gioia Maria Scola, Tony King, George Hilton, Giancarlo Prete, Mike Miller, Ivan Rasimov. Il genere è avventuroso, la sceneggiatura è di Vincenzo Mannino, che ricordiamo anche per L'ultimo squalo, e Dardano Sacchetti. Durata 92 minuti, origine Italia 1983. Signori, grazie per la cortese attenzione, alla prossima puntata.